Grande Fratello VIP 2022 / 2023 22 settembre 2022 19:37 Eleonora Ferruzzi confessa l'interesse per Luca Salatino al GF VIP, non mi interessa che è fidanzato. Eleonora Ferruzzi ha confessato di essere attratta da Luca Salatino, mi piace, parecchio, ha ammesso ad Antonella Fiordelisi, poi con Sara Manfuso immagina il loro matrimonio. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello VIP 2022 / 2023. Attiva gli aggiornamenti. Luca Salatino, concorrente del Grande Fratello VIP, ha già fatto breccia nel cuore di alcuni dei suoi inquilini, è diventato l'uomo più conteso della casa per ora. Dopo Alberto De Paisis, anche Eleonora Ferruzzi ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti del romano, ex tronista di Uomini e Donne. Alcuni utenti Twitter hanno ripreso dalla diretta su Mediaset Play alcuni momenti della giornata nei quali la GFina confessa i suoi sentimenti, non mi interessa che è fidanzato, poi immagina ad alta voce il loro matrimonio. Le confessioni di Eleonora Ferruzzi. Già da ieri su Twitter gli utenti appassionati del GF VIP hanno cominciato a parlare dei Saltuzzi, così come li hanno soprannominati. Eleonora Ferruzzi e Luca Salatino si sono spesso mostrati vicini, complici, e in alcune occasioni si sono lasciati andare a loro confessioni private. Una bella amicizia che per la GFina però potrebbe essersi già trasformata in amore. In un video condiviso da un utente si vede la Ferruzzi confrontarsi con Alberto De Paisis, il quale le ha fatto notare che l'ex tronista è molto innamorato della fidanzata, Soraya Lamceruti, è molto innamorato, è anche molto protettivo. Immediata la risposta di Eleonora, a me non me ne può fregar di meno, non è innamorato per niente. Nelle ultime ore sono spuntati fuori altri video. Prima la confessione diretta ad Antonella Fiordelisi, anche se è fidanzato, ma non me ne frega un caso. A me piace, parecchio, poi quella a Sara Manfuso. A lei ha rivelato di essere preoccupata per i suoi sentimenti, in tutto non mi freghi, ma in questo. Ho gestito di tutto la mia vita, le cose lavorative, ma questo è un campo minato. Il tempo avanti che, quello che senti non puoi negarlo. È lì e non ci puoi far niente. Io penso che sia una cosa che si può sviluppare in un percorso tortuoso, lui non ci arriva subito a questa cosa, se ci arriva il consiglio della sua inquilina. Eleonora Ferruzzi immagina il suo matrimonio con Luca Salatino al tavolo con Alberto, Antonella e Sara. La GFina ha continuato a parlare del suo interesse per l'inquilino romano. La Manfuso rompe il ghiaccio e le fa notare. Te lo si legge in faccia. Con la mano sul volto, la Ferruzzi non ha più resistito ed ha confessato, io non ce la faccio, tu sarai testimone di nozze. E così partito il racconto immaginario del matrimonio con Luca Salatino, io già adesso ho in testa tutto il castello pazzesco, rinascimentale, con la sala. Io ho già in testa il vestito da sposa. Un costume da bagno con lo strascico. Dice Alberto che fa sorridere tutte, stupendo la replica.